Ciao a tutti da Mirko, oggi vediamo come portare le riceventi TBS da 8 a 12 canali. Il procedimento è molto semplice e le configurazioni andranno fatte tramite il TBS Agent Light direttamente dal radiocomando. Questa procedura poi va ripetuta per ogni ricevente Crossfire alla quale vogliamo aumentare il numero di canali. Come sappiamo, le riceventi Crossfire hanno di base 8 canali, 4 dei quali sono riservati agli stick. Di conseguenza ci rimangono 4 canali a disposizione da assegnare alle varie switch. Tuttavia, a seconda delle funzionalità che vogliamo attivare sul nostro modello, queste potrebbero non essere sufficienti. Turtle Mod, Buzzer, Rescue Mod, modalità di volo potrebbero occupare i 4 canali restanti molto velocemente, a maggior ragione se dovete assegnarne uno per visualizzare l'inquality sul sistema DJI. Per questo motivo quindi si rende necessario aumentare i canali disponibili da 8 a 12, vediamo subito come fare. Ed eccoci sul radiocomando, vi ricordo che per procedere la ricevente deve essere bindata e alimentata. Avviamo il Lua per configurare il Crossfire. Poi scegliamo Nano RX. A questo punto clicchiamo su 8 canali e lo portiamo a 12 canali. Tutto qui, possiamo uscire. Molto bene, come vedete sul tab Receiver abbiamo a disposizione un totale di 12 canali, 4 degli stick più 8 degli AUX. Adesso con 8 AUX a disposizione possiamo assegnare senza problemi tutte le funzionalità che vogliamo al nostro modello. Chiudiamo questo tutorial con una considerazione sul fattore latenza. Infatti per molto tempo si è pensato che portare la ricevente a 12 canali facesse aumentare la latenza del sistema. Per questo motivo molte persone hanno sempre preferito non usare i 12 canali, pensando che le prestazioni fossero in qualche modo inferiori di quelle 8 canali. Questo è vero, ma solo in parte. Recenti test hanno evidenziato come l'aumento di latenza nella configurazione a 12 canali riguarda solo i canali che vanno dal 5 al 12, mentre la latenza dei primi 4 canali rimane invariata. Questo dato è molto significativo, perché avere una bassa latenza è importante soprattutto per i primi 4 canali, che sono quelli assegnati agli stick. Una latenza maggiore sui canali che andranno dedicati agli AUX alla fine non cambia molto l'esperienza di utilizzo, avere qualche millisecondo in più mentre attiviamo il buzzer o il turtle mod è una cosa del tutto irrilevante. Per oggi è tutto, questo era il mio tutorial su come portare le riceventi Crossfire da 8 a 12 canali. Se il video vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi e attivate la campanella. Per supportare il canale vi ricordo di acquistare sempre attraverso il link in descrizione o diventando miei patrons cliccando il link a fine video.